In questo video finalmente i Summer Games, il modo di giocare le Olimpiadi sul computer ai tempi del Commodore 64, un gioco molto popolare, ma devo fare mia colpa perché io non l'ho avuto, non mi ricordo di aver avuto una cassetta, di non averci giocato neanche da amici o cugini eccetera. Ora proverò a giocarci, ci ho giocato solo con l'emulatore, ora vediamo come me la cavo, perché tutte le combinazioni di tasti che hanno questo tipo di gioco sportivo basati su Olimpiadi e atletica mi fanno delle volte sballare, incasinare e indolenzire pure il braccio, per quanto devi premere velocemente i tasti nella giusta combinazione. Vediamo come me la cavo. Partiamo ora col salto triplo, vediamo come la cavo. Vediamo. La combinazione di tasti è sempre snervante. Lo sapevo, non sono molto bravo. Vediamo di nuovo. Vediamo di nuovo. Uno, due. Ah! Proprio una bella caduta. Vediamo ancora. Ancora, vai, 1, 2, vabbè, farò sempre lo stesso, diciamo, salto. Vediamo come la cavo col canottaggio. Ecco, siamo partiti, vediamo. Io sono in basso, quello rosso sono. Anche in alto, e la schermata è divisa in due. Il computer è blu e io sono rosso. Sono partito bene. Vai così. Dai. Dai, questa volta sto giocando bene. Ops. Questa combinazione dei tasti, diciamo, delle volte mi inceppo con i tasti. Aspetta, ora riprendo. Dai che riprendo. Vai. Ecco, vogare, così. Vai, voga. Ancora, che ce la faccio stavolta, ecco, cavolo, 200 metri, dovrebbe essere i metri, 220, comunque, avanti, e ho superato il computer, e vai, sono arrivato, vabbè, stavolta ho giocato bene, un buon tempo, 40 secondi, ho battuto il computer, almeno in questo. Vediamo come me la cavo ora col lancio del giavellotto, vai. Il tiro sembra bello, però c'è un fallo, ho messo il piede fuori dall'area di tiro. E vabbè, vediamo intanto dove arriva. Ecco. Però niente punteggio. Riproviamo. Vai. Prima il tiro. No. Mi piace, ok, non sarò un campione, però mi piacciono i miei tiri. No. Vediamo. 82 e 68. Altri due tentativi, vediamo un altro. Faccio altri due, vediamo. Questo. Vabbè, 72 metri. Non sono certo un campione, ma ci provo. E vabbè, proviamo un'altra volta. Ok, va. Ora provo con l'equitazione, ma sicuramente sarà non un video sportivo, ma paperissimo. Quante volte sono caduta, proprio non ci ho capito. Non ci ho capito molto come giocare. Il salto, la cosa, ma ho fatto un record di cadute. E poi mi faceva ridere il cavallo. Quando cade il cavallo sembra che muore il cavallo, non una caduta da cavallo. Allora, c'è pure il salto in alto, vediamo. Ho alzato un po' la barra, anzi no, la metto tutta bassa, che so già che sono un po' scarso. Proviamo. In corsa. Salto. Come temevo, l'asta è caduta, sempre bassa, perché tanto se non riesco a fare quella bassa, pensate quella alta. What? E niente,
Niente. E non poteva mancare la scherma. Devo dire che i controlli sono poco intuitivi per il movimento del personaggio. Il personaggio sullo schermo si muove verso destra per incontrare l'avversario e poi ritornare di nuovo sulla sinistra. Uno si aspetta con la croce del comando di spostare a destra e a sinistra e muovere il giocatore. Invece no, si deve pure tenere premuto contemporaneamente il tasto fuoco. No, non capisco il motivo. Forse vogliono rendere un po' più complicato il controllo per rendere più divertente il gioco. A me non è piaciuto. Non è piaciuto. Comunque il gioco è simpatico. E ora facciamoci una bella pedalata. Direi passeggiate perché ce l'ho provate tutte, ma non sono riuscito a controllare bene la bicicletta. Perché io uso la tastiera, in questo caso c'era bisogno per forza del joystick del comodo, perché per muovere la bicicletta bisogna ruotare tutta la croce del joystick avanti, a destra, giù, a sinistra, e non ci però continuo veloce per far andare la bicicletta veloce. Non si poteva fare con la tastiera, ci ho provato, i tasti direzionali, cliccarli velocemente era impossibile. Godiamoci questa passeggiata, d'altronde fa bene passeggiare. Comunque potete vedere la velocità guardando il computer, io sono sempre quello vestito di rosso. Sicuramente Summer Games è uno di quei giochi che fa facilmente rompere i joystick. Quanti ne ho rotti io giocando con i miei giochi? Non ho giocato a Summer Games, però so che vuol dire rompere i joystick del Commodore. E per finire il kayak, non so se lo pronuncio bene, comunque. E questo sport con questa imbarcazione che deve attraversare le rapide di un fiume. Deve essere attento agli ostacoli, passarci attraverso gli ostacoli quelli numerati per fare punteggi e stare attento anche agli ostacoli naturali come le varie rocce che si trovano sul fiume. Come al solito io non me la cavo molto bene, non so remare nella realtà come non so remare nel virtuale. Vabbè, un'altra bella escursione. Un'altra bella escursione. Siamo arrivati alla fine dei giochi, è davvero meritato il successo di Summer Game, molti giochi, molto divertente, una buona modalità multiplayer per giocare con tanti amici. Allora, alla prossima, ciao!